sera è terminata da poco la 2 giorni relativa alla tutta la procedura di approvazione della delibera dell'Assemblea Capitolina che sancisce di fatto l'approvazione del bilancio di previsione 2013, il piano di previsione 2013-2015 ed alcune delibere collegate relative ad alcuni regolamenti su varie materie, principalmente all'aspetto fiscale del Comune di Roma. E la 2 giorni è cominciata proprio da questa parte, cioè la discussione e la presentazione degli emendamenti relativi a queste 4 proposte di delibera. Brevemente, una era sull'applicazione dell'IMU, una sui rifiuti urbani, sulla TARES, quindi sulla tassa per i rifiuti urbani, e poi una relativa al regolamento per il pagamento dei contributi per l'occupazione di suolo pubblico, la COSAP, e l'altra relativa al regolamento per la riscossione dei tributi. Allora, noi preventivamente, anche relativamente a quello che è il programma nazionale del Movimento 5 Stelle, quindi l'atteggiamento che il Movimento 5 Stelle ha su determinate problematiche, abbiamo deciso di non presentare emendamenti riguardo alla tariffa sui rifiuti urbani e sull'IMU. L'IMU perché chiaramente il Movimento 5 Stelle, l'IMU sulla prima casa, come è noto, non è favorevole al pagamento appunto dell'IMU sulla prima casa, e per ciò che riguarda i rifiuti urbani riteniamo che questa problematica vada affrontata in modo strutturale per passare dai sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti, quindi discariche e inceneritori, a un sistema di raccolta differenziata porta a porta e quindi anche alla rivisitazione di tutta la tassazione proprio in relazione a questo fatto. Per cui non abbiamo presentato emendamenti e abbiamo votato con parere sfavorevole a queste 2 proposte di delibera. Sulle altre 2 invece abbiamo presentato degli emendamenti che in realtà erano stati lavorati a livello comunale sui tavoli di lavoro e che erano stati condivisi a livello comunale. Come poco fa si è anche apprezzato dal presidente del municipio, abbiamo presentato un emendamento per modificare un articolo che prevedeva l'esenzione per la COSAP esclusivamente alle onlus di grandi dimensioni, chiedendo appunto che venisse eliminata questa parte e che l'esenzione fosse estesa a tutte le onlus, anche quelle piccole, proprio in virtù del fatto che le onlus piccole sono quelle che hanno difficoltà maggiori a reperire fondi. L'emendamento è stato accolto dalla maggioranza ed è stato, credo, votato all'unanimità da tutto il Consiglio, e quindi diventerà proprio perché il municipio dà un'espressione di parere, quindi non è un emendamento che modifica il regolamento, ma verrà inviato insieme a tutta la relazione all'Assemblea Capitolina, che in teoria dovrebbe trarne le conseguenze e far sì che poi a livello di Assemblea Capitolina nasca un emendamento vero al regolamento e questo diventi parte integrante del regolamento. Sui tributi abbiamo presentato 3 emendamenti, poi con un'attività anche di collaborazione con il gruppo di SEL ci siamo resi conto che uno degli emendamenti poteva essere rivisto perché in realtà non favoriva i destinatari dell'articolo, ma anzi in alcuni casi li poteva penalizzare, per cui abbiamo fatto un ragionamento condiviso e lo abbiamo ritirato. Gli altri 2 emendamenti li abbiamo fatti confluire in un unico emendamento che ampliava, in virtù di una volontà di aiutare il contribuente che si era trovato in difficoltà e quindi aveva concordato una rateizzazione con l'amministrazione per la restituzione di quanto dovuto, abbiamo trovato una modalità per aumentare il range di periodo di restituzione in modo da alleggerire e alleviare ulteriormente quelli che possono essere gli oneri per chi deve restituire quanto dovuto per tributi all'amministrazione. Anche questo è stato accolto all'unanimità e quindi con il principio che ho espresso per l'altro emendamento, e tra l'altra parte siamo di un leader che si dovrebbe poi concretizzare in assemblea capitolina. Questa è stata una prima parte, e sono stati presentati poi sul discorso più generale, vale a dire sulla proposta di delibera relativa all'approvazione del bilancio di previsione, tutta una serie
di documenti non da parte nostra, sia da parte della maggioranza, quindi degli ordini del giorno. L'ordine del giorno è un documento di indirizzo, vale a dire quindi impegna il Presidente e la Giunta a farsi carico delle richieste che vengono avanzate nell'ordine del giorno. Quindi normalmente non esprime una modifica alla specifica a una voce di bilancio, ma una volontà specifica di perseguire determinati obiettivi in relazione a quello che poi sarà la gestione del bilancio nel periodo successivo, che in questo caso era o relativo all'ultimo mese, quindi all'ultimo dodicesimo del bilancio 2013, o eventualmente nella gestione di quello che sarà poi il bilancio di previsione 2014. Gli ordini del giorno della maggioranza erano relativi proprio a quest'ultimo mese, quindi hanno fatto delle proposte per gestire quei pochi residui che esistono per, nell'amministrazione 2013 per determinate iniziative. Allora, su queste erano quattro, noi abbiamo votato tre a favore e una ci siamo astenuti. Quelle a favore le abbiamo votate sul discorso relativo all'impiego di alcuni fondi in ambito sociale per rispondere a due progetti che sono stati concordati all'unanimità in commissione sociale, uno relativo all'emporio alimentare e l'altro ai lavori socialmente utili per, da una parte, dare sollievo a famiglie con difficoltà economiche e dall'altra a lavoratori che hanno perso il lavoro o momentaneamente sono senza lavoro, per poterli coinvolgere in iniziative utili sul territorio del municipio in cambio di un riconoscimento economico. Questi li abbiamo votati, erano già stati di fatto lavorati in commissione, per cui non abbiamo avuto nessuna difficoltà a votare con favore. Poi abbiamo votato con favore sulla Bellingeri, sulla scuola Bellingeri, un intervento urgente per l'incapsulamento del pavimento della scuola, che è un pavimento fatto in linoleum con presenza con amianto e quindi in attesa di un intervento più radicale, molto più costoso, che prevede la sostituzione del pavimento, consente comunque di mettere in sicurezza la scuola rispetto alla possibilità quindi che i bambini respirino le particelle di amianto presenti nel pavimento. Questo pure era stato lavorato già in commissione, per cui abbiamo espresso parere favorevole. Abbiamo espresso anche parere favorevole rispetto alla volontà di impiegare pochi residui, sono veramente poche migliaia di euro, di fondi relativi all'urbanistica, ai lavori pubblici, mi sembra, cioè quelli sui fondi per le strade, la manutenzione stradale. Sì. Sì, insomma, no, forse non ci arriva. Sì, 106.000 euro. Per privilegiare zone particolarmente disagiate. Nell'ordine del giorno si indica come preferenza le zone più distanti del nostro municipio, sul quale avevamo espresso un minimo di di non piena condivisione, perché immaginavamo che i soldi vanno indicati in base alle esigenze. Ma anche qui con un confronto con la maggioranza, che ci ha fornito spiegazioni e rassicurazioni sull'impiego di quei fondi, abbiamo deciso poi di inizialmente avevamo deciso di astenerci, in realtà, quindi non avremmo comunque votato contro. Però su quell'aspetto poi il colloquio con la maggioranza è stato costruttivo, per cui abbiamo deciso di appoggiare anche quell'ordine del giorno. Invece ci siamo astenuti sull'ultimo del giorno, sul quale lascio la parola a Donatella che... Era un ordine del giorno che prevedeva di impiegare, più che impiegare dei fondi, perché i fondi non ce ne sono, ma impegnava il Presidente, la Giunta del Municipio a far sì che si sbloccassero determinate opere che sul territorio sono da molto tempo ferme, soprattutto a causa del patto di stabilità, e sono essenzialmente la scuola che dovrebbe essere costruita a Selvacanda, zona Selvacanda, sì. Quella la scuola elementare alle spalle della chiesa, e poi la riapertura del Nilo Alfonso Gallo, la storia è lunga, la conosciamo bene, che è chiuso da anni per lavori di ristrutturazione e poi per mancanza di fondi non è stato più riaperto.
e nello stesso ordine del giorno c'era anche un'ultima opera, che è quella della realizzazione della strada che dovrebbe congiungere Selva Candida con l'Esperia Sperani attraverso la via Casorezzo. Noi ci siamo astenuti motivando la nostra astensione con il fatto che avremmo preferito due ordini del giorno separati, cioè non avremmo voluto accomunare nello stesso ordine del giorno due tematiche, diciamo, fondamentalmente diverse, perché siamo sicuramente d'accordo sul fatto che le scuole sono indispensabili, conosciamo i disagi che vivono i cittadini che stanno in periferia, che devono fare parecchi chilometri per portare i figli a scuola e gravando su, diciamo, sulle strade esistenti, per cui la mattina c'è parecchio traffico in periferia proprio a causa di questi spostamenti. In più la carenza di scuole provoca anche un esborso da parte del municipio per quanto riguarda il trasporto scolastico, che deve prevedere, diciamo, il collegamento dalla periferia fino alle scuole più vicine. Quindi su quello non avremmo avuto dubbi a dare il nostro parere favorevole. Tra l'altro sono opere di cui ne abbiamo anche discusso nelle commissioni, e su quello c'è il parere unanime favorevole su tutti. Cosa diversa era invece nella strada, sulla quale sinceramente ci saremmo astenuti, non perché non riteniamo, come detto anche in commissione urbanistica, che non sia un'opera fondamentale, ma abbiamo su quella ancora dei dubbi, tant'è vero che nell'ultima commissione si era deciso di lasciarla un attimo in sospeso e di rivalutarla successivamente, questo per iniziativa della stessa maggioranza in altre commissioni. La mozione presentata da Lista Civica si è fermata, non ha ottenuto il vaglio di altre commissioni ed è arrivata direttamente come ordine del giorno in sede di approvazione del bilancio. Quindi questa gestione, diciamo, ci ha un attimo lasciati spiazzati, perché appunto proprio per iniziativa della maggioranza si era deciso di vedere, ad approfondire meglio questa questione, passarla a vaglio, vedere dove derivavano gli aumenti di spesa, dove sarebbero stati recuperati i finanziamenti mancanti e così via, e quindi nel complesso ci siamo astenuti, pur essendo ovviamente d'accordo sulla realizzazione delle scuole. Chiaramente, vorrei sottolineare il fatto che ovviamente non abbiamo votato negativamente proprio per la presenza nell'ordine del giorno di due opere assolutamente necessarie, importanti, di cui siamo convinti, che erano appunto quelle a cui faceva riferimento Donatella Iorio, che erano la scuola di Selva Candida e il nido Alfonso Gallo, di cui abbiamo fatto anche spesso un nostro punto di attenzione, insomma, anche in passato, quando semplicemente con i comitati o altre iniziative le abbiamo sponsorizzate dalle aperture. Poi nello stesso ordine del giorno era formulata una frase che ci ha lasciato anche quella un po' perplessi, e per cui dicevano la maggioranza che ha firmato questo ordine del giorno che queste opere sono indispensabili per recuperare il rapporto con i cittadini. Insomma, noi questo nella motivazione l'abbiamo spiegato, le opere si devono fare perché sono necessarie, i cittadini le aspettano da tanto e il rapporto tra la cittadinanza e la politica si ricreerà nel momento in cui i cittadini riacquisteranno nuovamente la fiducia nella politica e vedranno che l'amministrazione va incontro alle loro esigenze. Non è che la politica fa o le amministrazioni fanno una concessione ai cittadini, è un loro diritto perché pagano le tasse. Quindi se l'ordine del giorno fosse stato formulato in maniera diversa e separando le due opere, avremmo sicuramente Posso aggiungere una nota su questo, assolutamente non polemica, direi che in questi giorni, proprio perché avevamo anticipatamente letto l'ordine del giorno con il capogruppo di lista civica, Andrea Montanari, avevamo proprio avuto un colloquio, io Donatella e Andrea Montanari, proprio per segnalati queste queste difficoltà che avevamo nel recepire l'ordine del giorno così com'era. Evidentemente sono parole che non hanno trovato conforto, anche perché immagino che il capogruppo di Lista Civica sia inserito in una maggioranza in cui ovviamente non può in cui magari quell'ordine del giorno era concordato e ritengo che magari non potesse essere modificato.
Direi invece che nel discorso di presentazione, essendo essendo presidente della commissione bilancio, Andrea Montanari ha recepito l'indicazione che avevamo fatto di carattere politico sulla frase del recupero del rapporto con i cittadini, però proprio perché la ritenevamo una frase da politica classica, vale a dire l'amministrazione nella sua parte politica prende iniziative per recuperare o per trovare consenso. Il Movimento 5 Stelle su questo ne ha sempre fatto una battaglia, perché noi non siamo attaccati, noi siamo cittadini che sono entrati nelle istituzioni per provare a cambiare proprio questi aspetti. E quindi devo dire che Andrea Montanari poi nel suo discorso ha recepito questa indicazione, che al contrario invece non è stata voluta recepire nell'ordine del giorno. Per cui, ribadendo quel discorso sulla presenza di due uomini importanti che riteniamo fondamentali, non ce la siamo sentita di votare contro a un impianto per motivazioni tecniche, ma di astenerci. Tra le altre cose, l'ordine del giorno è stato approvato a maggioranza, quindi è passato. Poi dopo una serie, oggi in realtà ieri c'è stata una discussione generale, quindi prima i presidenti delle commissioni hanno fatto più o meno un resoconto dei lavori svolti finora dalle singole commissioni, poi c'è stata una discussione generale tra le varie parti e tra i vari gruppi, e invece stamattina siamo passati a votare i vari ordini del giorno, come dicevamo, e dopo questi presentati dalla maggioranza ce ne sono stati tutta una serie presentati dall'opposizione, PDL, Forza Italia, PDL, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, e per cui siamo andati avanti in maniera abbastanza meccanica, perché già in anticipo era chiaro che la maggioranza avrebbe votato contro a tutti questi ordini del giorno. Noi su quelli ci siamo praticamente astenuti, sì, in toto sugli ordini del giorno, mentre abbiamo votato contro sugli emendamenti per un motivo tecnico, semplicemente, come dicevamo, scusa ti interrompo, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo, per cui essendo un atto di indirizzo proposto dall'altra maggioranza, ma di cui non condividevamo l'impianto, ma comunque insomma non si trattava di modifiche dirette al bilancio, abbiamo deciso di astenerci. Al contrario, gli emendamenti che sono stati presentati prevedevano delle modifiche alle voci di bilancio con la dichiarazione di importi senza alcun supporto tecnico allegato, nessuna scheda tecnica. Quindi si chiedeva una rimodulazione del bilancio presentato senza però giustificare da dove questi fondi dovessero provenire, quindi abbiamo votato contro. Fondamentalmente i lavori si sono svolti in maniera abbastanza serena, cioè quasi tutti hanno avuto modo di esprimere le proprie opinioni, e a parte questo voto continuo su questi ordini del giorno, però i lavori sono andati avanti tranquillamente fino alla votazione finale, che è stata quella proprio sulla proposta di delibera della Giunta, quindi proprio sul bilancio. E ovviamente la maggioranza ha votato tutto a favore, l'opposizione ha votato contro, e il punto fondamentale sul quale noi abbiamo fatto una riflessione che ci ha portato avanti proprio nel comportarci in questo modo è stato questo, che siccome è vero che si tratta di un bilancio di previsione, ma siamo alla fine dell'anno, per cui andiamo a lavorare su delle somme irrisorie almeno a livello municipale, e non valeva la pena, secondo noi, fare troppi emendamenti che non avrebbero portato a nulla di concreto. Ci ripromettiamo però di metterci al lavoro già da subito sull'anno prossimo, sperando che il bilancio venga approvato in tempi più umani e che quindi si possa fare un minimo di programmazione sulle opere. Su quello noi abbiamo detto anche in consiglio che lavoreremo come abbiamo fatto finora, e collaboreremo con le commissioni esprimendo la nostra posizione da dove ci dovessimo trovare in disaccordo, ma comunque sempre in uno spirito costruttivo e per il futuro. Quello che ci piacerebbe sicuramente era una nostra idea che ce la scambiavamo anche ieri, e magari dare inizio a un nuovo modo di fare il bilancio, e vorremmo pensare anche a una proposta da presentare qui in municipio per un bilancio partecipato, cioè ci piacerebbe che comunque le intenzioni fossero espresse dagli stessi cittadini su come strutturare il bilancio e anche almeno vedere sulla parte di quello, perché chiaramente sì,
sì, perché ovviamente ci sono i fondi vincolati, ma su quelle parti del bilancio in cui è possibile ragionare e anche recepire le esigenze dei cittadini, ci piacerebbe che oltre che essere un bilancio fatto nei termini previsti dal regolamento, fosse anche un bilancio partecipato. Soprattutto un bilancio che non lavori come è successo nel 2013 per dodicesimi. Perché è proprio dal punto di vista dell'amministrazione che lavorare per dodicesimi, quindi non avendo certezza della pianificazione della spesa, rende veramente complicato la gestione quotidiana del lavoro anche degli uffici e quindi di tutti quanti l'erogazione dei servizi, quindi senza la possibilità di fare programmazione, senza la possibilità addirittura nel caso delle cooperative che lavorano per assicurare i servizi insieme al municipio, nel poter garantire gli stipendi ai collaboratori insomma, che hanno assunto proprio per assicurare questi servizi. Insomma, quindi lavorare per dodicesimi non è solo un'anomalia dal punto di vista della tempistica, ma è una forte anomalia dal punto di vista della gestione per quello che è evitato per l'anno prossimo.